Dopo le ultime denunce per bagarinaggio, fuori dalla Fiera del Levante, bagarini come se non ci fosse un domani. Abbiamo provato ad incontrare uno di loro per farci spiegare, non condividendo ovviamente, le sue ragioni. Sentiamo cosa ci dice. In più abbiamo scoperto in effetti come riescono a procurarsi i biglietti. In effetti si tratta di biglietti omaggio che loro cambiano e quindi di fatto poi hanno la possibilità di vendere all'esterno a qualche centesimo in meno. Quindi si tratta di biglietti regolarissimi che hanno il codice a barre e il numero seriale come tutti gli altri che si acquistano per entrare alla campionaria. Perché fa questo tipo di attività? Niente, io lo faccio perché lo devo fare, altrimenti sarei stato in depressione. E per fortuna che ho un passato critico, diciamo tra virgolette, e riesco a fare queste cose qua, sempre che per me sono giuste, nel senso che non do la fregatura alle persone, anzi li faccio risparmiare pure 50 centesimi. Nel senso che i biglietti che voi vedete sono veri, come funziona? Come funziona? È un nostro trucco, diciamo, comprarli di meno e venderli magari 50 centesimi in meno, guadagnare le 50 centesimi, delle volte 80, 1 euro, e però non dai la fregatura alle persone. Ma tutto questo io lo faccio perché lo devo fare, non perché lo voglio fare per egoismo, perché mi voglio prendere magari 300, 400, 500 euro la settimana della fiera, perché lo devo fare, perché a settembre ho due figli, devo comprare la cartella, devo comprare il latte la mattina, il pane, devo vivere le merendine, cioè... Non so, io non mi vergogno di questo, non mi vergogno perché se io avevo un posto di lavoro, pure di 1100 euro al mese, io lo giuravo sui miei figli di non mettere mai piede qua, anzi verrei da visitatore in fiera. Cosa che tu invece non fai perché devi trovare spedienti per poter far campare la famiglia. È necessità, ti ripeto, è necessità. È necessità. Il paradosso è quella notizia che a Lama Balice hanno beccato degli agenti di polizia locale a rubare l'uva. Lì c'è vergogna. Io non mi vergogno di quello che faccio. Lì c'è vergogna, con uno stipendio. Lo Stato. Vengono a noi, ci fanno i verbali, ci tolgono i biglietti. Non due, tre. Anzi, quanto hai? 10? Te li tolgono tutti e 10. Non capisco che devi guadagnare la giornata. Glielo dici, ho due figli. Cioè, non riesco ad andare avanti. Dici tu, la legalità deve essere uguale per tutti, in questo caso comunque devi avere la possibilità di poter lavorare come tutti quanti. A me basta solo 1000 euro al mese e io diventerei la persona più legale del mondo. Non è la prima volta che vieni pizzicato e che ti fanno una denuncia o una contravvenzione, immaginiamo che non abbia mai pagato. No, ma pure se vorrei pagare, cosa faccio? Vado a pagare i verbali e poi cosa faccio? Non ho guadagnato niente. E cosa faccio? Poi vado a rubare? Cosa faccio? So che non vuoi fare. È normale che non lo voglio fare. Magari, non lo so, grazie a voi, tu più o meno mi hai conosciuto. Riesci tu a darmi, cioè a farmi avere un posticino di lavoro. Ti prendono in giro tutti, fratello mio. Quindi tu vai in giro comunque a cercarlo, provi ad avere un lavoro. Sì, come non provo. Addirittura una volta il sindaco Emiliano, ti parlo di tanti anni fa, uscì da galera, mi illuse, mi disse, voglio se non ti comporti bene, la testa te la spacco in due. Io gli dissi me la fai in quattro, ma alla fine mi diede il suo numero di telefono, non mi ha risposto mai una volta.